Bene ragazzi, scrivete i compiti. È mia. No, è mia. Ho detto che è mia la penna. Che è mia. Devo scrivere i compiti. Anch'io devo scrivere i compiti. Ok, matematica, pagina 22, esercizio 1, 2 e 3. Scrivi! Italiano a pagina 55. Ah, finalmente a casa, non ne potevo più della lezione di oggi. Andiamo. Finalmente. Ah, oggi cosa potremmo fare? Potremmo giocare a pallone oppure... Oh, andiamo nella pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ma cosa stai dicendo, Crazy? Oggi ci sono tantissimi compiti da fare. Ah, ok. Che cavolo è stato questo rumore? Era il campanello! Crazy, tu aspettavi qualcuno? Io non aspettavo proprio nessuno, quindi non so chi sia. Effettivamente è molto strano. Vabbè, sarà meglio andare ad aprire, vado io. Sono proprio curioso di sapere chi è oggi. Sentiamo, sicuramente sarà il postino che mi rompe ogni giorno le scatole con questa posta. Qui non sembra esserci nessuno. Questo sembra un sacco di immondizia. Chi mai l'avrebbe potuto lasciare? Sentiamo. Ma ora dico io, i vicini sono diventati anche incivili. Si mettono a mandarmi giù nell'ascensore dell'immondizia. Sapete che vi dico? Apro l'ascensore e lo rimetto all'interno dell'ascensore. Me ne vado. Crazy, allora chi era? Non era nessuno, stai tranquilla. Era un sacco di immondizia, ora non lo so. Non lo so. Di nuovo? Saranno altri vicini che hanno lanciato altri sacchi di immondizia. Adesso vado e gliene dico quattro. Ci penso io, Giada. Sono proprio curioso di sapere chi è questa volta. Ciao. Ciao. Scusa se te lo chiedo, chi sei? Sono un bimbo povero. Sì, lo vedo da come sei vestito. Non ti piace il mio abbigliamento? No, assolutamente, non ho detto questo. Vabbè, lasciamo stare, comunque. Accomodati, prego. Grazie. Ehi, Crazy, alla fine chi era il citofono? Oh, non devi rispondere mai, questo ragazzo mi fa sempre arrabbiare. E chi è questo ragazzo? Ma cosa stai facendo? Non si mangiano i fiori. Ma da dove vieni? È come sei conciato. Ma io ho fame. Tu hai fame? E chi saresti tu? E poi, perché hai fame? Non lo vedi, sono un bimbo povero. E cosa vuoi da mangiare? No, quelli non si mangiano. Mi dispiace. Comunque, ti devi comprare anche dei vestiti. Ci penso io. Giada, ti devo dire una cosa. È entrato un bimbo povero. Sì, lo sapevo, sta mangiando. È impazzito, ma si è messo 4 wurstel in bocca, ma sei impazzita. Chissà da quando non vede tutto il cibo. E con calma, mi posso... Ok. Va bene, ti lascio mangiare. Io avrei tanta sete. No, fermo. Cosa stai facendo? Aspetta che ti prendo dell'acqua naturale. Naturale? Cos'è l'acqua naturale? L'acqua naturale è l'acqua che ti fa bene al corpo. Un secondo che te la vado a prendere, è anche bella fresca. Oh, cavolo, ma ora questo bambino dove dorme? E poi di chi è figlio? Devo chiamare subito Giada. Giada, vieni subito qui. Dimmi, Crazy. Aspetta un attimo, dov'è il bimbo povero, E di là che sta bevendo l'acqua. Ok, ascolta, ho una cosa importante da dirti. Questo bambino stasera dove dorme? Sentiamo. E nel tuo letto. Nel mio letto? No, non hai capito. Intanto per dormire nel mio letto si deve fare una bella doccia, perché non so, puzza abbastanza. Hai ragione, poverino, chissà da quanto tempo non si va. Sì, ok. Ma poi dobbiamo scoprire chi sono i suoi veri genitori, non ci pensi? Hai ragione, li dobbiamo far incontrare. Cosa? Li dobbiamo far incontrare. Ma non pensi che se è povero in mezzo alle strade probabilmente è orfano? Non avrà una famiglia, poverino, gli mancherà l'affetto. Sì, ma non possiamo tenercelo noi, capisci? Ma io già mi sto legando a questo.
questo bambino, è così carino. Allora, caro, aspetta un attimo, qual è il tuo nome? Gio. Ok, dicevo, finché non trovi dove stare, potrai accomodarti qua in casa nostra. Non sei contento, Gio? Sì. Ok. Però non sono solo. Non sei solo? Aspetta un attimo, c'è un altro bimbo povero con te? No, è mio amico, Jimmy. Ok, sì. Mio amico Jimmy non ci tocca. Sì, ok, stai calmo. Allora, ti devo dire, fai un po' di puzza di wurstel, dato che c'è l'alito, ecco. E ti puoi accomodare qui, e se vuoi di là c'è una bella doccia, andiamo? No, io non cambio vestiti. Come non cambi vestiti? Vorresti tenerti questi vestiti bucati, sei per caso impazzito? E poi, ma questa maglietta, ora che ci penso, non era quella mia che ho buttato tempo fa? Non lo so, l'ho trovata qua fuori. Ok. Che cose strane. Aspetta, che cos'è questo? Che cos'è questo? Che stai facendo? Ma che cavolo? Ma come? Ma cosa sta facendo? Ma cosa? Fermo un attimo. Stai fermo. Allora, questo qui è un letto, guarda. Ti insegno a stare sul letto, basta sedersi, ok? Mettersi così, i piedi sul letto, non con le scarpe ovviamente, e ti puoi sdraiare, ok? Tutto chiaro? Fammi vedere, Bravo! Oh, stai calmo, ok? Non proprio così, ok? Che strano. Joe, è pronta la colazione? Joe, dove sei finito? Joe, dorme dentro l'armadio. Joe, chi ti fai lì dentro? Il letto è più comodo. Non mi piace, è troppo grande per dormire, qua sto più comodo. Ok, allora vieni a fare una bellissima colazione preparata da me. Che cos'è colazione? Beh, la colazione è la piuscina, il latte. E che si fa la mattina per andare a scuola, hai capito? No, non voglio uscire. Dai, no. Hai bisogno di mangiare e nutrirti, sei troppo magro, vieni. Non ce la faccio più anche con lui. Renzi, ti devo dire una cosa. Cosa? C'è Joe all'interno dell'armadio. E quindi si è addormentato dentro l'armadio. Cosa? Ma io l'ho messo nel letto. Come posso? Ha dormito tutta la notte nell'armadio? Sì, ha detto che era più comodo e più piccolo per lui. E poi non vuole fare neanche colazione, ma si vuole nutrire, così potrà morire. Gli potranno venire avanti. Va bene, ho capito, ok. Poverino, forse è stato abituato a dormire in mezzo all'immondizia e un letto gli sembra troppo. Tranquilla, ci penso io, vado a convincerlo. Ok. Joe, dove sei? Joe? Ma che cavolo? Ma cosa? Scusa, cosa stai facendo? Mi fa prurito. Prurito? Un attimo, aspetta, sì, Joe, per favore, vieni qua, ok. Ok, allora, intanto se ti fa prurito basta grattare, E poi ti consiglio di lavarti, comunque ti ho portato un regalo. Ma non si mangia dal bianco, è una lecca, si mangia da qui, ok? No! Allora, una lecca si mangia togliendo la carta. Ma dico io, ma dove sei nato? Nello spazio? Ok, tolgo la carta e te la mangi, va bene? Ecco a te. Cambiato colore. Sì, com'è? Buona, vero? È buonissimo. No, non è che devi leccare. Stai fermo! La devi prendere e mangiarla, ok? Ok.